Benvenuti a questa nuova trasmissione dell'Associazione Scientifico-Culturale Empiricamente in collaborazione con la community web EanWeb e con il canale YouTube Curious. Siamo supportati da Coelum Astronomia come media partner. Quella di ieri, 28 giugno, ma qualche storico sostiene che la data più corretta in realtà sia la data odierna del 29 di giugno, è una data importante per l'astrofisica mondiale. 2 secoli fa, infatti, nasceva a Reggio Emilia padre Angelo Secchi, uno dei fondatori di una nuova scienza fisica applicata agli astri. Fu un grande studioso del Sole e tra i primi a proporre una divisione in classi degli spettri dei stellari. I suoi contributi scientifici lo collocano tra i maggiori studiosi del cielo dell'Ottocento. Tra l'altro, egli fu un grande osservatore del Sole, lo ricordiamo perché per primo vide la struttura granulare della fotosfera e seguì con grande precisione l'evoluzione delle macchie solari. Le sue osservazioni e i suoi studi riguardarono inoltre la morfologia delle protuberanze solari, la descrizione delle ombre volanti e della cromosfera, che chiamò col termine di prateria ardente, e i filamenti gassosi che emergevano e si muovevano dal bordo del Sole e che furono da lui chiamate spicule, termine che fu poi adottato ufficialmente dall'Unione Astronomica Internazionale. Fino a padre Angelo Secchi si era attribuita scarsa importanza a 2 fenomeni visibili durante le eclissi totali di Sole, la cromosfera e le protuberanze. Famoso a riguardo fu il suo trattato Le Soleil, pubblicato a Parigi nel 1870. Oggi, in suo onore, proporremo alcune interviste. Partiremo con la dottoressa Ileana Chinnici dell'INAF di Palermo, biografa ufficiale di padre Secchi. Poi passeremo al professor Massimo Mazzoni, attuale segretario della Società Astronomica Italiana, organizzazione figlia proprio di quella che era la Società degli Spettroscopisti Italiani, fondata nel 1871 da padre Secchi e da Pietro Tacchini. Seguiranno le interviste ad Alessandro Bianconi e a Marco Monaci, che si occupano di osservazioni solari in alta definizione. E chiuderà Fulvio Mete, uno dei maggiori esperti italiani di spettroscopia solare. Partiamo subito con le interviste. La nostra prima ospite è Ileana Chinnici. Ileana Chinnici si è laureata in fisica all'Università di Palermo con una tesi di storia dell'astronomia. Nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi presso l'INAF e la Società Astronomica Italiana. Attualmente è in forza all'Osservatorio INAF di Palermo. Bene, siamo qui collegati con la dottoressa Chinnici che ha seguito la biografia di padre Angelo Secchi, di cui oggi appunto parliamo, dedichiamo questa trasmissione, e quindi chi meglio che a lei potevamo fare una domanda su quella che è stata la vita e le opere scientifiche di padre Angelo Secchi. Ci può raccontare qualcosa a riguardo? Certamente, Angelo Secchi nasce a Reggio Emilia appunto il 28 giugno 1818, studia nel locale collegio dei Gesuiti ed entra in noviziato e prosegue così gli studi a Roma presso il Collegio Romano. È particolarmente versato nelle materie scientifiche, tant'è vero che il suo professore di fisica lo invia a fare un po' di tirocinio al Collegio Illirico di Loreto, dove insegna fisica per 3-4 anni. E rientra poi a Roma per completare gli studi della sua formazione di gesuita. Il suo percorso viene ad un certo punto interrotto perché nel 1848, a causa dei moti rivoluzionari risorgimentali che poi porteranno alla nascita della Repubblica Romana, Secchi con i suoi confratelli gesuiti è costretto a lasciare l'Italia. Troverà rifugio inizialmente in Gran Bretagna presso il collegio di Stonyhurst e poi, dopo qualche mese trascorso in Inghilterra, si trasferirà negli Stati Uniti al collegio di Georgetown, presso il quale trascorrerà un anno circa, e sempre impegnato nell'insegnamento delle discipline scientifiche, in particolare della fisica.
E probabilmente la carriera di Secchi si sarebbe svolta negli Stati Uniti in maniera molto brillante, ma ancora una volta gli eventi risorgimentali ebbero un effetto importante sulla sua vita perché caduta la Repubblica Romana viene ristabilito in qualche modo la situazione politica precedente e quindi i gesuiti rientrano a Roma. Ma nel frattempo il direttore dell'osservatorio del Collegio Romano, il padre Francesco De Vico, che era stato suo insegnante di matematica, ha perso la vita per un'epidemia di colera che era dilagata in Inghilterra proprio negli anni dell'esilio. E quindi rimane vacante la posizione di direttore dell'osservatorio astronomico del Collegio Romano e questa posizione viene assegnata proprio ad Angelo Secchi. È interessante perché Angelo Secchi ha una formazione soprattutto da fisico più che da astronomo e questo si rivelerà un elemento a favore della sua carriera perché quello che di fatto Angelo Secchi farà sarà proprio quello di introdurre la fisica nel campo dell'astronomia e quindi contribuire alla nascita di quella disciplina che oggi noi chiamiamo astrofisica. E una volta diventato direttore dell'Osservatorio del Collegio Romano, Secchi come primo impegno si assume di spostare la sede dell'osservatorio in una posizione più consona e quindi trasferisce l'osservatorio dalla sede della Torre Calandrelli sul tetto della chiesa di Sant'Ignazio a Roma, un tetto che in realtà avrebbe dovuto supportare una cupola che non venne mai realizzata, ma che era però predisposta dal momento che c'erano dei quattro robusti pilastri molto ben adatti per supportare degli strumenti astronomici. E quindi Secchi realizza questo osservatorio e lo dota di strumenti particolarmente moderni per quel periodo, in particolare acquisisce grazie ad una eredità lasciata, un'eredità familiare di uno dei suoi assistenti, ottiene i fondi per poter acquistare un eccellente telescopio MERZ di circa 25 cm di apertura e con questo telescopio inizierà ad osservare pianeti, sole, ammassi, nebulose e comete, scoprirà anche una cometa che a lui è intitolata, ma soprattutto il suo massimo interesse, come vi dicevo, era proprio quello di andare a coniugare la sua passione, le sue ricerche di fisica con l'astronomia. E quindi, in particolare, il suo progetto è quello di fare dell'osservatorio del Collegio Romano un osservatorio di astrofisica. Sono gli anni in cui, fiorisce la spettroscopia astronomica e cominciano ad essere applicate queste tecniche sia alla fotografia sia alla spettroscopia nel campo dell'astronomia. E Secchi è un pioniere in entrambe le due tecniche, nel senso che è stato uno dei primi ad aver utilizzato la fotografia per scopi astronomici ed anche uno dei primi che ha introdotto la spettroscopia nelle sue ricerche. Di fatto, tra i suoi principali contributi vi sono innanzitutto la celebre classificazione spettrale delle stelle, che è stata particolarmente importante perché farà da base per tutte le successive classificazioni spettrali, soprattutto quelle condotte negli Stati Uniti all'osservatorio di Harvard, che sono poi state in qualche modo l'antesignale delle moderne classificazioni spettrali. E altri importanti contributi li darà nel settore della fisica solare, sia perché grazie agli studi fotografici, alle sue fotografie dell'eclisse del 1860 potrà dirimere una questione in quel momento molto dibattuta, che era quella sulla natura delle protuberanze solari, perché alcuni ritenevano che fossero semplici illusioni ottiche e altri invece che fossero fenomeni realmente appartenenti al Sole, e Secchi dà un contributo decisivo in questo ambito perché
grazie all'impiego di tecniche fotografiche, confrontando le proprie fotografie con quelle realizzate nella medesima eclisse da un astronomo inglese, Warren de la Rue, fu possibile appunto in maniera incontrovertibile dire che si trattava di fenomeni appartenenti al Sole. E la sua ricerca nel campo della fisica solare riguarda anche lo studio della fotosfera, della granulazione, delle macchie solari, uno dei primi che misura la apparente profondità delle macchie solari, e soprattutto si deve a lui la stesura di uno dei principali trattati di fisica solare di tutto l'Ottocento, che è il trattato Le Soleil, che pubblica come prima edizione nel 1870 e poi in un'edizione riveduta e ampliata tra il 75 e il 77, che fu veramente un trattato che ebbe un grandissimo successo e una grande diffusione. Nel campo dell'astronomia, diciamo che questi sono i due principali settori nei quali il contributo di Secchi è stato veramente importante, ma in realtà ce ne sarebbero tanti altri, nel senso che si è occupato anche di planetologia, è stato il primo ad avere osservato lo spettro di Urano, per esempio, e si è occupato di spettroscopia delle comete, tra i primi in Italia, e si è occupato di una serie di altre ricerche in campo astronomico sempre particolarmente interessanti, nell'ambito della fisica solare, anche della misura della radiazione solare, quindi uno dei primi tentativi di determinare la costante solare, e veramente un interesse che spaziava a 360 gradi un po' in tutti i settori dell'astronomia e dell'astrofisica. Però Secchi in realtà va ricordato anche non soltanto per i suoi contributi nel campo dell'astronomia, ma anche in altre discipline scientifiche, in particolare quello della meteorologia. Si deve a lui la realizzazione di una delle prime reti meteorologiche nazionali che lui fece realizzare all'interno dello Stato Pontificio, e si deve a lui un approccio molto moderno alla meteorologia come scienza, diciamo, di insieme, che va a confrontare tutti i parametri meteorologici perché attraverso l'analisi di questi dati possano essere effettuate delle previsioni meteo, quindi in qualche modo anche una linea molto, molto moderna di pensiero, per prevenire i rischi derivanti dagli eventi meteorologici. Secchi si è occupato anche di geodesia, perché ha realizzato una delle più accurate misure della base geodetica sulla Via Appia, che poi doveva servire per una cartografia moderna dello Stato Pontificio. Si è occupato di diverse altre discipline, ma soprattutto alla base di tutto c'è questa sua passione, questa sua formazione da fisico, e ricordiamo in questo campo uno dei più importanti contributi, l'avere pubblicato un volume nel 1864 sull'unità delle forze fisiche, che è stato un trattato di fisica particolarmente moderno per quel periodo, che conteneva i concetti nuovi che nel mondo della fisica in quel momento si affacciavano, le nuove teorie che in quel momento venivano diffuse, la teoria cinetica dei gas e così via, e che fu un trattato che ebbe un tale successo da essere tradotto veramente in tantissime lingue, persino in russo. È veramente un personaggio particolarmente interessante e ricco di interessi verso numerose discipline scientifiche. E a Secchi si deve inoltre un'idea che in realtà lui coltiva insieme ad un suo collega, che lavorava all'Osservatorio Astronomico di Palermo e che aveva un telescopio Mercury praticamente identico al suo, ed è quella di fondare una società scientifica che si occupi proprio di monitorare il Sole, l'attività solare e le macchie, le protuberanze giornalmente, e venissero osservate sia dal
venissero effettuate sia delle osservazioni fo della fotosfera che della cromosfera. Questo porterà alla nascita della Società degli Spettroscopisti Italiani, che è stata la prima società scientifica dedicata all'astrofisica e che pubblicava le memorie della Società degli Spettroscopisti Italiani, oggi considerata la prima rivista di astrofisica che sia mai stata realizzata. In qualche modo, questa eredità venne poi trasmessa alla Società Astronomica Italiana, che è una filiazione proprio della Società degli Spettroscopisti Italiani. Va detto poi che la carriera, la vita, insomma, di Angelo Secchi ebbe una svolta particolarmente significativa nel 1870 con la breccia di Porta Pia e quindi l'annessione di Roma al Regno d'Italia, perché cominciano a diventare ovviamente conflittuali i rapporti tra Stato e Chiesa, e Secchi, essendo un gesuita, si trova in qualche modo coinvolto in queste tensioni anche di tipo politico e ideologico che hanno caratterizzato quel periodo. Rischia la confisca del suo osservatorio, rischia la confisca e la dispersione dei suoi strumenti, lotta veramente appassionatamente perché, per difendere il suo lavoro, le sue ricerche e i suoi strumenti, in qualche modo riesce a salvare la sua posizione all'interno dell'osservatorio del Collegio Romano senza dover cedere, diciamo così, a compromessi di tipo politico, ma è costretto a fare alcuni passi certamente dolorosi per lui, come per esempio la rinuncia alla cattedra di astrofisica che gli era stata offerta dal governo italiano all'Università La Sapienza. E ci sono numerosi di questi episodi che dicono come la figura di Secchi sia stata un po' anche una figura che ha avuto una valenza anche di tipo politico molto importante in quegli anni, e soprattutto perché era un personaggio estremamente popolare, molto conosciuto, che aveva un'attività divulgativa infaticabile, era un ottimo comunicatore, richiamava sempre folle di persone alle sue conferenze pubbliche. Ha lavorato tantissimo per portare la scienza e l'astronomia alla portata di tutti e per coinvolgere quanto più possibile i cittadini e la comunità a partecipare alle iniziative della scienza. Per esempio, in occasione dell'eclisse del 1870, che Secchi viene ad osservare in Sicilia nella stazione di Augusta, è proprio a lui che viene affidato il compito di redigere un libretto di istruzioni per gli astrofili su come effettuare le osservazioni di questa eclisse, quindi coinvolgendo veramente una comunità più ampia, non soltanto di professionisti, ma anche di gente amatoriale, che coltivava l'astronomia in modo amatoriale, ma che comunque poteva dare un contributo proprio alle osservazioni. E questo è un approccio che lui avrà sempre, cioè quello di essere sempre molto aperto, molto comunicativo, molto convinto dell'importanza di lavorare in rete, dell'importanza di lavorare, di cooperare, di collaborare, ed è veramente il contrario di quello che era un po' il prototipo dello scienziato di una volta, un po' chiuso nel suo mondo e nella sua torre d'avorio a coltivare i propri interessi. Sai che è tutto il contrario, una persona molto estroversa, molto aperta, molto comunicativa, che sente l'importanza anche di comunicare i risultati scientifici con grande velocità, è una persona aggiornatissima sempre su quello che si muove sui vari versanti della scienza, ha pubblicato tantissimi articoli, conferenze, ha realizzato un bullettino meteorologico dell'Osservatorio del Collegio Romano che doveva proprio servire da strumento di comunicazione e circolazione delle informazioni scientifiche di quel periodo e di quegli anni. E coltiva tutta una serie di altri interessi paralleli, oltre all'osservatorio astronomico e meteorologico, realizza anche un piccolo osservatorio geomagnetico, avendo ovviamente colto
risolto che c'era una correlazione tra l'attività solare e le variazioni del magnetismo terrestre, cosa che era in quegli anni appunto dibattuta e che aveva suscitato molto l'interesse e la curiosità di Secchi, il quale aveva un approccio globale ai fenomeni della natura, cioè gli interessava proprio guardare il fenomeno dal punto di vista delle varie discipline scientifiche con approcci diversi, proprio per avere una visione più globale, più completa, diciamo così, in qualche maniera multidisciplinare, ecco, oggi diremmo, utilizzeremo questo termine, nello studio dei vari fenomeni fisici. E, dicevo, gli ultimi anni della sua carriera sono anni difficili perché appunto per le tensioni politiche in mezzo alle quali lui si viene a trovare deve necessariamente ridimensionare la sua attività scientifica, sia perché gli vengono a mancare tutta una serie di supporti anche di tipo economico, anche di tipo logistico, quindi anche se rimane alla direzione dell'Osservatorio del Collegio Romano, però un po' gli tagliano i fondi sia da parte del governo pontificio che da parte del governo italiano, quindi gli ultimi anni sono anni di grandi ristrettezze e anche di grandi difficoltà, ma sono anni molto prolifici durante i quali lui scrive tanto. Scrive dei libri, appunto, non soltanto il libro sul sole, ma anche un libro sulle stelle e poi un libro che verrà pubblicato postumo sulla fisica terrestre. E in questi, diciamo, nel corso del 1877 cominciano a manifestarsi i primi sintomi di questo male che poi lo porterà velocemente alla tomba, per cui Secchi morirà nel febbraio del 1878, prima ancora di avere compiuto 60 anni, lasciando un'enorme eredità scientifica e lasciando anche, se vogliamo, veramente un esempio di uno scienziato che è riuscito a fare ricerca di punta anche in mezzo a tante difficoltà di tipo politico ed economico. Quindi veramente da questo punto di vista interessante vedere come si è riuscito a raggiungere degli obiettivi e dei risultati scientifici di grande interesse, pur in mezzo a difficoltà notevoli su diversi fronti. Credo che questo sia uno degli aspetti particolarmente interessanti di questo straordinario personaggio. Sicuramente è un aspetto molto interessante e che tra l'altro lo unisce purtroppo a molti altri oggi, nel senso che fare ricerca di punta in Italia soprattutto, ma non solo in Italia, comunque non è sempre una cosa facile sia dal punto di vista economico quanto anche dal punto di vista logistico, di pensiero ed altro. Quindi bene o male, un uomo del 1800, ma assolutamente moderno come contesto in cui si è trovato. Sicuramente un uomo molto appassionato su quello che faceva, con una mente aperta e soprattutto curioso, perché è la curiosità che spinge le persone a fare le scoperte più importanti. Bene. La ringraziamo per questo bel racconto di quello che è la figura di Angelo Secchi, di questa bella storia che ci ha raccontato, e quindi noi adesso andremo a approfondire alcuni aspetti che magari Angelo Secchi ha toccato nella sua vita e soprattutto teniamo conto, bene o male, che è stato il fondatore appunto dell'astrofisica, che è probabilmente il ramo dell'astronomia più battuto ultimamente, oltre a essere stato un grande divulgatore. Grazie, Sì. dottoressa Chinnici, Grazie a voi, la grazie a ringraziamo voi. Grazie, e alla prossima volta, alla prossima occasione. alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. Il nostro secondo ospite è Massimo Mazzoni, un abitué ormai delle nostre trasmissioni, in quanto l'abbiamo già avuto ospite più volte anche fisicamente qua a Verona. Massimo Mazzoni è laureato in fisica nell'indirizzo astronomico. È stato ricercatore all'Università di Firenze presso il Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio. Ha insegnato all'Ateneo Fiorentino e pure presso università stranieri,
come la canadese St. Francis Xavier University. La sua ricerca ha riguardato la fisica atomica e la gravitazione ed ha pubblicato circa 90 articoli specialistici su riviste internazionali, oltre ad alcuni libri di fisica e di storia della fisica italiana. Attualmente è segretario della Società Astronomica Italiana. Bene, allora siamo qua adesso con Massimo Mazzoni per continuare a parlare di secchi e soprattutto per parlare del discorso degli spettroscopisti italiani, perché padre Angelo Secchi e Pietro Tacchini furono i promotori della Società degli Spettroscopisti Italiani. Ci può raccontare cosa spinse questi due astronomi a caldeggiare con insistenza la costituzione di un'associazione scientifica così innovativa per i tempi? Innovative in Italia in realtà, perché se vogliamo vedere un po' di background, quello che c'era prima, dobbiamo tornare agli anni dell'Unità d'Italia. La società degli spettroscopisti nasce nel 1870. Se torniamo indietro di poco meno di un decennio ad Heidelberg, troviamo due grandi fisici che sono Kirchhoff e Bunsen, che fanno i primi esperimenti da fisico-chimici. A quel tempo la distinzione non era così netta. E scoprono questa potente arma di lettura della radiazione, che è la spettroscopia. La radiazione fino adesso veniva, quella stellare, torniamo adesso al campo astronomico, veniva letta semplicemente in modo integrale, soltanto in modo integrale, e adesso si scopre che dentro ci sono tante informazioni che possono portare fuori. In Germania, Heidelberg, in Germania si parte, anche in altri paesi si parte subito, in Italia c'è un po' di inerzia a cominciare, ma persone come, appunto, come tu dicevi, Tacchini e Secchi capiscono, soprattutto Secchi, capiscono le potenzialità delle cose. Il casus belli, cioè l'occasione che porta tutti gli astronomi, tutti, buona parte degli astronomi a collaborare, è proprio un trovarsi insieme in occasione di un'eclisse. Dicembre del 1870 in Sicilia c'è una grande eclisse totale. Verranno fatti sforzi enormi, non entro in dettagli perché l'occasione era importante, ma uno Stato come quello italiano, appena costituito e già che aveva in germe gli stessi problemi che ho, i soldi, allora dice sì, finanziamo questa, ne vale la pena, ma certo dobbiamo stare attenti, insomma nasce con qualche difficoltà la spedizione scientifica. Ciò nonostante gli astronomi si ritrovano lì e in particolare Secchi, all'indomani di questa spedizione, visto anche come era stato, date le condizioni del tempo, sono date le condizioni locali, come era stato utile, fruttifero, trovarsi insieme anche gli altri astronomi, coordinare le osservazioni anche con alcuni gruppi stranieri, si decidono di discutere l'iniziativa di un'associazione, chiamiamola così, di un sodalizio italiano degli astronomi che intendono adoperare questa nuova tecnica, lasciandosi alle spalle l'astronomia classica, cioè quella basata sulla posizione, la velocità, la luminosità integrale, luce integrale, e sfruttare queste nuove potenzialità. È noto che di lì a poco tempo Secchi stesso proporrà una classificazione spettrale basata sulla lettura degli spettri. Ora, la spettroscopia, credo sia nota, insomma, le sue potenzialità, che cosa storicamente anche cosa è stato. E quindi decido di sfruttare, e Secchi ha questa brillante intuizione, prima al mondo, di proporre una classificazione. Se le stelle hanno luci diverse, probabilmente le caratteristiche sono diverse. Allora, non siamo ancora arrivati a un discorso evolutivo. Però si sta già vedendo, si sta già capendo, Secchi sta già capendo che c'è qualche cosa che distingue le stelle l'una da quell'altra, e quindi caratteristiche proprie, e che in base a queste caratteristiche proprie si possa fare anche degli schemi. Poi dopo verrà tutta la comprensione del modello evolutivo, ma questo è un primo importantissimo passo, che sarà superato, certo, dalla classificazione di Harvard, ma ci vorranno ancora un po' di tempo. Che cosa c'è di se vogliamo mettere un aneddoto, che poi non è un aneddoto, ma insomma era un problema tipico del tempo, facilmente comprensibile. Secchi lavora per lo Stato Vaticano, ovviamente, e quindi non fa parte d'Italia, anzi siamo freschi di portapia.
E quindi c'era questo problema grosso di conciliare questa unità degli astronomi con una non unità in ambito politico, anzi con un aperto conflitto, con un aperto braccio di ferro in ambito politico. E questo verrà risolto e non risolto in qualche modo, si cercherà comunque, perché l'anima era Secchi, il motore principale, certo Pietro Tacchini, non c'è dubbio, ma era anche Secchi. E quindi si cercherà di conciliare le cose, non può essere escluso. E anche uno dei motivi poi che porterà alla Costituzione qualche decennio dopo di una nuova società, che è la Società Astronomica Italiana. Per adesso c'è questa volontà di sfruttare tutte le informazioni che c'erano dentro la luce, che fino adesso non sapevano. C'era stato un precedente, se posso continuare ancora due parole. Assolutamente. E c'è stato un precedente che, devo dire, io sono di Firenze, ho lavorato tutta la vita all'Osservatorio di Arcetri, Dipartimento d'Astronomia dell'Università di Firenze, e che era stato il direttore, Gian Battista Donati. Negli anni 60 lui pubblica una prima ricerca sulle strie degli spettri, strie, le strisce, sulle linee, sulle righe, diciamo oggi, degli spettri stellari. E pubblica questa tabella sugli annali dell'università in cui si fa una prima analisi, si fanno vedere i primi spettri con queste righe da capire cosa significavano dal punto di vista fisico e direi astrofisico. La parola è prematura, chiaramente. L'astrofisica avviene da ora in poi. Il lavoro di Donati resta un po' fine a se stesso. È stato un aperto la porta, aperto la pista, ma poi su questa stessa strada non si avventura più di tanto. Del resto tutta l'astronomia italiana, e questo sarà un po' anche il limite della società degli spettroscopisti del tempo, era volta in altre direzioni, quelle che accennavo all'inizio. La meccanica celeste, indubbiamente complessa, indubbiamente fare conti, riuscire a trovare orbite, relazioni, misurare il tempo, sicuramente è un lavoro grosso, meritorio, eccetera. Era un pochino collegato al passato e comunque non poteva portare alla conoscenza delle cose. È uno stare distante e osservare il cielo e vedere come questo si comporta e trovare modelli di comportamento ben diversi da quello che poi sarà la nuova astronomia, nuova astronomia fisica solare, perché chiaramente viene applicata alla stella più vicina, più brillante, che è il Sole. E poi a tutte le stelle, quindi alla fine nuova astronomia, astronomia fisica, astrofisica, che poi è il termine attuale. E dicevo, in questo sviluppo si inserisce con una certa fatica in un ambito nazionale che ancora vede contrapposti i vari osservatori, i quali ognuno pensa a fare questa ricerca, come dicevo prima, nell'ambito dell'astronomia classica, senza volersi sbilanciare più di tanto. È chiaro che un conto è misurare una posizione e una velocità, eventualmente stabilire anche delle relazioni di dinamica, ma insomma siamo fra la cinematica e la dinamica, dal punto di vista della fisica generale. Un conto è entrare nello specifico degli spettri, cercare di capire queste relazioni, quello che oggi si chiama l'interazione della radiazione materia e che comprende conoscenze di struttura della materia. E questo porta a un passaggio, un pochino un passaggio più avanti. Schiaparelli, famoso astronomo del tempo, dice io finché si tratta di stabilire le posizioni, conosciamo i suoi meriti, le stelle cadenti, l'osservazione di Marte, di planetaria, però ammette lui stesso sul campo della spettroscopia non si sente pronto, ci vogliono conoscenze nuove. E questo è un po' un paradigma che vale per tutti gli astronomi, per tutti, per molti gli astronomi italiani. Non si sentono ancora pronti a lasciare la vecchia strada per lo nuovo. Sarà un limite non soltanto degli astronomi italiani, ci sono esempi famosi anche in casa Struve di astronomi che rifiutano un pochino, anzi vedono come dire, una contaminazione pericolosa questo ingresso dell'astrofisica. Quindi non sentiamoci più di tanto indietro. E soprattutto c'è un altro limite, che è quello della scienza italiana, della fisica. Se andiamo a vedere, senza allargare troppo l'orizzonte, ma se andiamo a vedere tra fine 800 e inizio 900, questi sono gli anni, appunto, l'evoluzione della fisica italiana, anche lì troviamo una logica di parrocchia, nel senso che ogni
ognuno fa il suo studio e gli studi erano quelli delle scariche dei gas, il magnetismo animale, tutte cose che sembravano lì per lì molto affascinanti, ma sa come conosciamo gli anni, sono gli anni in cui di lì a poco nascerà la meccanica quantistica che stravolge tutti i termini, tutte le conoscenze, la stessa impostazione della fisica. Ecco, in Italia tutto questo è indietro. Dovrà arrivare, ma qui stiamo andando troppo lontano, dovrà arrivare un fermo che chiarisce ai suoi stessi colleghi qual è la portata e il significato della nuova fisica. Allora la fisica resta un pochino indietro, resta a livello di cortile, l'astronomia purtroppo subisce un po' la stessa cosa. Ci sono alcune menti, e qui giustamente ti ricordavi da Tacchini e Secchi, come abbiamo detto, che portano avanti in questa direzione, non solo loro chiaramente, ma diciamo una manciata, una dozzina di fisici, di astrofisici, di astronomi, e gli altri che invece fanno fatica a seguire, anzi non preferiscono restare sul sicuro, insomma, sul usato sicuro, preferiscono restare sull'astronomia che già conoscono e sanno trattare bene, in cui l'Italia ha dato grossi contributi. Quindi questa società nasce con problemi politici, nasce con problemi di, oggi diremmo, di bacino d'utenza, non tutti gli astronomi si sentono pronti e resta in un ambito un pochino ristretto. Ovviamente tutto questo si aggiunge anche ai problemi economici, citavo all'inizio, perché vanno modificati gli strumenti, vanno modificati i telescopi, Certamente. quindi c'è anche l'aspetto strumentale che non è secondario. Poi se tutto questo rende, Sì, è stato un passaggio importante, ma era l'embrione di qualche cos'altro, ecco. sono partiti con il freno a mano tirato, come si suol Sì, dire. perfetto, sì, perfetto. Se leggi anche la corrispondenza, loro hanno le idee chiare e l'entusiasmo giusto. Poi dice allora si cambia tutto, si sviluppa. No, non si sviluppa così tanto, bisogna aspettare ancora qualche po' di tempo per vedere le cose come vanno È avanti. un problema che si ritrova spesso nella mentalità italiana, non solo italiana ovviamente, però a volte ci diamo la zappa sui piedi con questo modo di avere il poco coraggio che serve magari per dare una svolta. Però la società degli Sì. spettroscopisti italiani poi si è trasformata in quella che c'è ancora oggi, che è la Società Astronomica Italiana, giusto? Quando è che è accaduto? Nel 1920, il 7 gennaio 1920, io come nel direttivo della Società Astronomica Italiana faccio presente, guardate che è una data faustissima, ci ricordiamo l'altro 7 gennaio di 4 secoli prima, di 3 secoli prima, il 7 gennaio in cui Galileo punta il telescopio, 1610 punta il telescopio per cercare delle informazioni su Venere, era stata una discussione con amici e gente. In realtà scopre che accanto a un altro pianeta, Giove, si trova questi famosi tre puntini nel senso diario, la prima osservazione dei tre puntini, non quattro, poi tutta la storia verrà dopo, dei satelliti che poi saranno definiti Medice, nasce il 7 gennaio. La società astronomica, non so se fu intenzionale o meno, cioè, non abbiamo, purtroppo non abbiamo trovato tracce, memorie, archivi, documenti, però lascia lo stesso giorno, il 7 gennaio del 1920 si decide di trasformare la società degli spettroscopisti in società astronomica. Che cosa, qual è il significato? Beh, già un po' lo dice la parola stessa, non solo spettroscopia, c'erano gli astronomi tradizionali, benissimo, anche loro potevano entrare, si allarga il bacino d'utenza e poi prende un aspetto, e poi quello è oggi dominante, che è di astronomia, che uso sempre la terminologia moderna per intendersi, che è quella di astronomia culturale. Si fa astronomia, ma anche di storia dell'astronomia. La società pensata da Secchi e Tacchini era molto specifica, era molto di settore. Si trattava di sfruttare appieno le capacità della spettroscopia, che sappiamo sono enormi. Oggi senza spettroscopia, in senso lato, non c'è astrofisica e quindi non c'è il 90%, l'80% dell'astronomia contemporanea. Quindi giustamente loro volevano puntare in una direzione sola, ma poi quando vedono queste difficoltà anche nell'ambiente, sul palcoscenico italiano, si decide ad allargare e si fonda questa società degli spettroscopisti. E questa società, scusa, questa società astronomica aveva un altro vantaggio, che tanto di questo taglio nuovo, non
non si poteva pensare a una società degli spettroscopisti senza SEIC e senza il Vaticano. La società astronomica ha un altro respiro leggermente diverso, anche se trae origine direttamente, le persone sono in buona parte le stesse, però in qualche modo ci si affranca dal legame col Vaticano e tutti tirano un sospiro di sollievo. Si può collaborare molto più apertamente, la società ha un respiro più ampio, appunto, e quindi anche certe difficoltà vengono superate. E si inglobano anche altre. La società si occupa di tutto, appunto, parlavo di cultura astronomica e anche di ricerca. E poi le cose sono evolute, ma qui dobbiamo guardare tutto l'arco del secolo che segue il Novecento, perché, come dire, qui siamo inizio secolo. Sono le guerre con tutti i loro problemi e poi la ristrutturazione dell'istruzione superiore, degli osservatori, la loro razionalizzazione modesta. In realtà ci sono molte eredità che lasciano ancora troppo peso, troppa dispersione di personale, troppa dispersione di fondi. E si arriverà, e tutto questo si arriva, si trascina un po' per tutto il secolo fino ad arrivare alla fondazione del DINAF. Ora fa un grande balzo mi sembra fosse 1999. E a quel punto l'INAF è la mano esecutiva della cultura astronomica, riceve fondi, quindi da personale, finanzia le ricerche, e la Società Astronomica Italiana, che era nata come settorializzazione di un certo ambito scientifico di ricerca, e poi si era allargata, a questo punto ha come unica scelta di ampliare ancora e di rendere più generale il suo interesse per l'astronomia. Perché dall'altra parte la ricerca specifica c'è l'INAF, e loro hanno una Certo. società astronomica che non possa dare borse di studio se non a qualche premio a qualche giovane, a qualche divulgatore, eccetera, che non possa finanziare progetti di ricerca, il nostro bilancio non ce lo permette, ma neanche le condizioni statutarie. Allora si deve interessare di cultura, non cultura che diciamoci non niente a che fare con gli astrofili o con cose di questo genere, ma cultura d'alta formazione. Che è quella di giusto appunto di aggiornamento e formazione dei docenti, che è il compito che facciamo oggi, che l'INAF ci concede ben volentieri, anzi ci delega questo aspetto qui: formare docenti, aggiornare docenti delle scuole superiori a delle attività più caratterizzanti della site attuale. E facciamo delle scuole estive, appunto, rivolte su temi di diverse, facciamo delle scuole per gli insegnanti di buona volontà perché hanno appena finito l'impegno scolastico e si trovano a dover fare dei tempi supplementari. Sì, Però però ci troviamo si trovano dall'altra parte a fare gli alunni più che i docenti in quel caso. si trovano a fare gli alunni, ma le scuole sono congegnate in modo che poi loro devono fanno degli alunni che devono anche presentare delle Sì, proposte. certo. Quindi sì, ma un ruolo un pochino più attivo di quello che si può pensare è un rapporto semplicemente da tutti. E l'altro settore, beh, oltre ovviamente le conferenze, le scuole, le pubblicazioni, è quello dei ragazzi. Da alcuni anni, da diversi anni, il Ministero ha incaricato la SAIT di occuparsi anche della formazione specificatamente astronomica degli studenti delle scuole superiori. L'astronomia è quasi sparita, lo sappiamo, dal punto di vista curricolare si trova adesso nella prima liceo, nella prima superiore, diciamo, in generale, quindi con ragazzi che l'anno prima facevano terza superiore. Quanta fisica gli puoi insegnare? Poco, molto poco. Infatti. E poi in quinta alcuni insegnanti, se vogliono, possono approfondire certi temi e quindi eventualmente prendere anche astronomia, ma possono prendere biologia o medicina, quindi un approfondimento in certi casi legato alla fase di quinta. Esiste una competizione internazionale, ma nel senso di gioco, che sono le Olimpiadi di astronomia, le Olimpiadi di fisica che conosciamo, di italiano e così via. Ci sono anche le Olimpiadi di astronomia che affascinano i ragazzi, perché per vari motivi che non sto qui a vedere, ma sono motivi di organizzazione politica. Ci sono le gare regionali, le finali nazionali e le finali internazionali che si svolgono in posti che vanno dall'Azerbaigian al Kazakistan, alla Cina, cioè posti esotici in cui probabilmente i ragazzi
ragazzi non andrebbero mai da soli. E invece hanno questa l'occasione, sono quelli che superano le selezioni, sono ammessi, vanno a spese della società astronomica, di vedere e conoscere ragazzi completamente diversi, spesso purtroppo molto molto bravi anche in astronomia, e quindi la competizione è tutt'altro che facile, ma anche i nostri riescono a vincere varie medaglie. E allora, da una parte, formazione dei docenti, noi siamo un ente accreditato come formatore, suona malissimo, insomma, formatore di formatori, cioè possiamo formare gli insegnanti, e dall'altra, dall'altro estremo, invece, sviluppare, accrescere l'interesse per l'astronomia a buon livello, come ti dicevo ci sono state varie vittorie anche da parte nostra, da parte dei ragazzi italiani, su un argomento su che l'astronomia noi conosciamo, noi ci siamo sempre appassionati, fin da bambino l'astronomia, sappiamo che l'astronomia è stata la spina dorsale non solo di tutte le scienze, ma quasi di tutta la cultura del mondo, perché si partiva da lì, dall'osservazione della natura, e il cielo è una parte della natura. E quindi ritrovarsi oggi, per vari motivi, non entro in polemiche, che per vari motivi invece è un argomento secondario, un pochino diciamo sembra stonare con tutto quello che è successo nei millenni precedenti. L'astronomia, le Olimpiadi di astronomia recuperano un pochino questo ruolo, i ragazzi fanno, anche questi fanno delle scuole che sono e dei corsi di aggiornamento, di formazione diciamo nel loro caso, di istruzione durante l'anno scolastico, poi le gare internazionali sono dopo la fine dell'anno scolastico, e quelli che sono interessati possono approfondire col nostro aiuto, dei nostri docenti, questo argomento e provare la carta, se non altro di cambiare regione, di andare alle finali nazionali, e poi se sono fortunati una manciata, una dozzina di ragazzi andare anche all'Olimpiade internazionale a vedere questi strani paesi. Ci raccontano che i ragazzi sono stati, che non è tanto lo stress, come sembrerebbe anche comprensibile, della competizione internazionale a questi livelli, sono livelli indubbiamente molto alti. Ma il divertimento di conoscere ragazzi diversi da loro, di vedere un paese diverso da loro, quindi tutti, comunque sia, vittorioso o sconfitti, portano tutti un'esperienza molto positiva, e questo ovviamente ci fa piacere. Questo è il nostro ruolo attualmente, è questo qui, nell'ambito della formazione, dell'istruzione e dello sviluppo delle relazioni internazionali. Bene, sicuramente è un ruolo importante, anche perché per quanto riguarda la cultura astronomica, come spesso si va a dire, eravamo più intelligenti 2000 anni fa che non oggi, mediamente la popolazione, perché adesso se a qualcuno si chiede dov'è la stella polare, la trova sul cellulare, non è che sa riconoscere al volo. E invece è un patrimonio che abbiamo sopra le nostre teste, sempre più difficile da osservare a causa di inquinamento atmosferico, inquinamento luminoso, ma anche sempre meno osservato perché puntiamo più il naso verso i nostri piedi che verso l'alto. E allora seminare fa sempre bene, speriamo poi che si raccolga in futuro quanto seminato. Va bene, grazie Massimo, grazie per questa chiacchierata, e a presto, alla prossima volta. Ciao, grazie. Buon lavoro e buon proseguimento. Grazie. Passiamo ora ad Alessandro Bianconi. Alessandro è un grande esperto di fotografia solare. Tra i suoi antesignani in questo ambito di attività, che negli ultimi decenni, grazie essenzialmente all'invenzione del CCD, ha raggiunto livelli tecnici, tecnologici e qualitativi straordinari, annoveriamo proprio Padre Secchi, che nella seconda metà dell'Ottocento fu tra i primi ad usare la tecnica fotografica chimica per riprendere il sole, soprattutto durante l'eclissi. Alessandro, in questa intervista, ci descrive il suo lavoro e ci mostra gli straordinari progressi qualitativi che la tecnologia digitale oggi consente nella ripresa di immagini solari in altissima risoluzione. Ripartiamo. Bene, adesso siamo collegati con Alessandro Bianconi. Ciao Alessandro. Ciao Nico. E Alessandro ci parlerà di quella che è la sua passione principale, quindi l'astrofotografia.
Una piccola premessa, astrofotografia e siamo qui a parlare di sole. Molti magari non sanno che l'astrofotografia solare è una delle cose più facili anche da eseguire. Facili, tra virgolette, non tanto in quanto con i risultati più immediati, quanto con la possibilità di eseguirla più semplicemente rispetto all'astrofotografia del profondo cielo. Per fare astrofotografia del profondo cielo dobbiamo avere intanto un cielo degno di nota, quindi avere poco inquinamento luminoso, poco inquinamento atmosferico e soprattutto dobbiamo anche tra i vari giorni in cui le condizioni atmosferiche lo permettono scartare purtroppo quelli con la luna piena o in prossimità della luna piena perché quella è la prima fonte di inquinamento luminoso. Il sole invece ce l'abbiamo di giorno e quindi insomma è più fruibile, è più visibile e non abbiamo tutte le altre problematiche. Ovvio che l'astrofotografia solare comunque è un'arte anche quella, nel momento in cui vogliamo raccogliere da queste immagini dei risultati interessanti, bisogna lavorarci dietro parecchio. Ci racconti proprio quali sono le tue tecniche per riprendere il sole e soprattutto come è nata la passione di riprendere la nostra stella oltre a pianeti e profondo cielo. Enrico, diciamo che la passione per l'astronomia di un solare è nata anch'essa tanto, tanto tempo fa. Diciamo, la prima visaglia di interesse per il Sole è stato in occasione del disco solare del 99, non ricordo mai l'11 agosto del 99, quando a suo tempo operavo con un piccolo rifrattore e mi ero cimentato appunto a fare le prime riprese solari con luce bianca, con un foglio AstroSolar anteposto all'obiettivo. Poi da lì è stata una sorta di evoluzione sempre crescendo per quanto riguarda la passione. Come dicevi tu, non mi occupo solo di medium solare, ma anche di sky, di planetario, vi dicendo, però sicuramente il sole ha un qualcosa che ti dà sicuramente più soddisfazione. Perché? Perché come dicevi anche tu, è più facile da riprendere in termini di fruibilità del soggetto, sebbene durante la settimana lavori, però fine settimana, occasione sabato, domenica, in occasione anche un po' mattinate serene, mi cimento appunto a riprendere. Diciamo che le tecniche utilizzate sono differenti. Innanzitutto mi occupo di ripresa sia in luce bianca, come dicevo, ma anche in acalfa e poi cominciando a riprendere anche nella riga del calcio. Luce bianca con che strumento? Utilizzo uno strumento di apertura 14 pollici, uno più tasse grandi, 14, a cui, come dicevo, antepongo un filtro solare, un AstroSolar ND3.8, che permette di avere una maggiore trasmissione della luce e questo permette a sua volta, grazie anche all'utilizzo di camere particolari che lavorano alto frame rate, 100, 100, 20, 130 frame rate, si riescono sempre più a ottenere risultati migliori. Perché? Perché si riesce anche a congelare, tra virgolette, quello che è l'effetto deleterio di SIN, cioè la turbolenza atmosferica. Questo per quanto riguarda la luce bianca. Per quanto riguarda invece la calfa, da un annetto posseggo un rifrattore Brass Tube che mi ha intubato un amico, lo posso anche citare, Gennaro Coccodivetta, un amico campano, che appunto mi ha intubato un'ottica che ho acquistato dal mercato dell'usato, un'ottica da 228 mm, un F8, mi ha intubato, come dicevo, con un tubo aperto. Perché tubo aperto? La scelta del tubo aperto? Sempre per il solito motivo, appunto perché operando in una terrazza con delle diatrede che non sono proprio chiare e quindi diciamo trattengono il calore, rilasciano a sua volta il calore. Avere un tubo sicuramente chiuso non avrebbe agevolato l'attività della ripresa solare, perché appunto si sarebbe creata anche una termica interna. Con un tubo aperto invece ciò avviene meno. E inoltre il tubo aperto permette una più veloce stabilizzazione termica, quindi l'operatività mia è pressoché immediata. Tiro fuori il tubo ottico e sono pressoché pronto per riprendere. A calfa riprendo appunto con un filtro solare particolare che lavora alla banda
da lì poi a seguire c'è la camera. Anche in questo caso si lavora altissimo come rete, quindi 190, 110 a seconda del soggetto esperimentale, l'atmosfera piuttosto che le protuberanze, e si ottengono appunto delle immagini che poi pubblico normalmente su Astro, in forum o via dicendo. Come dicevo, per ultimo sto incominciando a riprendere anche la riga del calcio, che anch'essa è una, diciamo, una branca del medium solare interessante. In questo caso si lavora a 393 nanometri. Anch'esso, per questo, utilizzo il rifrattore che ho citato prima, quindi 9 pollici, però anziché usare un filtro H-alfa, sempre della Delta, utilizzo un filtro luce appunto in calcio. Bene, interessante. E quindi cosa vai a riprendere di dettagli sul sole? Vai a riprendere granularità, protuberanze, brillamenti, macchie? Sì, a seconda appunto della mira, della banda passante in cui opero, ci sono dettagli differenti. Quindi luce bianca, andrò a riprendere famose macchie solari, quindi zone relativamente fredde rispetto al resto della fotosfera. Vado a riprendere la granulazione, che non sono altro che plasma che appunto fuoriesce dalla superficie del sole sotto forma di cellule convettive, che hanno una durata, diciamo, di massimo 8 minuti, una grandezza che varia tra i 500 e i 1000 km. Questo per quanto riguarda la luce bianca. Per quanto riguarda invece la calfa, è sicuramente più affascinante, proprio perché è anche un po' più difficile riprendere i soggetti relativi alla cromosfera, quindi superficie che è visibile nella riga della calfa, ovvero possono essere le spicole, possono essere i filamenti, come dicevi tu, o le protuberanze, che sono in alcuni casi veramente soggetti fantastici, con una grandezza abnorme. Si parla anche di 150.000 km, considerando che la Terra ha un diametro di 12.000 km, immaginiamo che grandezza hanno queste protuberanze. E poi invece in luce al calcio appunto si vanno a riprendere le fatue o altri soggetti che comunque si riprendono solo e esclusivamente nella riga 393 del calcio. Poi sicuramente una cosa interessante da riprendere quando si osserva il sole, però lì purtroppo non è che lo si possa fare tutti i giorni, è quando ad esempio avvengono i transiti di Mercurio e Venere. Adesso per Venere dobbiamo aspettare un po' troppo tempo per quella che è la nostra vita, perché mi sembra che andiamo oltre il 2100, se non ricordo male. E Mercurio c'è qualche transito prossimo? Anche lì siamo. Sicuramente mi ricordo il transito avvenuto qualche anno fa, vado a memoria 2 anni fa, forse 3 anni fa, che avevo ripreso per l'appunto con la riga della calfa. Il transito, se non ricordo male, veniva intorno alle 2 del pomeriggio. Sicuramente un evento che ti lascia sempre a bocca aperta, forse anche più di un'eclissi parziale. Perché? Perché comunque vedere un pallino piccolo che transita appunto davanti a una superficie immane qual è quella del Sole fa pensare come siamo piccoli noi. Sì, in effetti è probabilmente il metodo migliore per riuscire a capire effettivamente le dimensioni che ha la nostra stella rispetto ai pianeti. Soprattutto io mi ricordo quando avevo visto l'ultimo transito di Venere, se non erro 2012, dovrebbe essere stato 2012, vedere Venere transitare davanti al Sole pensando che è grande come la nostra Terra, che è molto più vicina a noi rispetto al Sole, perché praticamente è a 2/3 della distanza che abbiamo noi dal Sole, Venere, quindi una cinquantina di milioni di chilometri di distanza da noi, e vedere nonostante tutto che era un puntino, un pallino piccolo piccolo rispetto alla dimensione solare, quello fa veramente capire come le dimensioni in astronomia siano veramente su una scala quasi inconcepibile per noi, perché noi siamo un granellino. Dicevi tu prima, parlando delle protuberanze, che a volte sono 10, 12, anche più volte il diametro della nostra Terra. Quindi una, tra virgolette, fiammata, che poi
poi in realtà molti pensano al sole come un qualcosa che brilla come le fiamme su un camino, invece non è così, è gas incandescente, non sono le fiamme che vediamo sul camino, non brucia come un fuoco normale. Vedere fiammate di quel genere lì e pensare che se ci fossimo relativamente vicini saremmo inghiottiti appunto per 10 volte la dimensione del nostro pianeta fa una certa impressione. Qualche... Scusa Enrico, mi piace sempre ricordare quando si vanno a riprendere lo spettacolo che possono dare nel momento in cui si riprendono nel giro di un'ora o 2 ore di intervallo di tempo. Mi spiego meglio. Poter riprendere una protuberanza di queste dimensioni che citavi prima, 120-150 mila chilometri, e poter vedere la propria evoluzione nel giro di 1 o 2 ore è qualcosa di sorprendente. Quindi creare dei filmati, riprenderlo ogni 20 secondi, poi lasciare un intervallo di tempo di altri 30-40 secondi per poi riprendere altri 20 secondi e fare questa operazione in 1 o 2 ore per poi montare un filmato, credimi, vedi veramente l'evoluzione di come può nascere una protuberanza e trasformarsi, come dicevo, in 2 ore o 3 ore se uno riesce a riprendere per 3 ore. È un qualcosa di fantastico e sorprendente. Sì, quindi un time lapse in sostanza sul sole. Sì, in effetti, anche quando vado nelle scuole a parlare con i ragazzi, faccio sempre presente che il sole assomiglia più a un qualcosa di vivente che a un pianeta roccioso, come può essere la nostra Terra, perché ha una dinamica che è veramente impressionante. Nonostante sia quasi sia oltre 100 volte il diametro terrestre, quindi immenso rispetto a noi, può contenere 1 milione di terre il nostro sole, vedere come evolve così rapidamente veramente ci fa impressione. Guarda, ti ringrazio. Un'ultima domanda, c'è stata qualche foto particolare del sole a cui sei affezionato, legato? Seguito, come ti dicevo, per un'oretta abbondante, e nonostante non sia riuscito in quel caso a fare un vero e proprio time lapse, però ho osservato dall'inizio alla fine la sua evoluzione. Questa protuberanza era una protuberanza chiamata a cerchio, cioè partiva per poi ridiscendere su se stessa grazie alla forza di gravità del Sole. È stata un'esperienza sicuramente unica, perché non è facile trovare protuberanze del genere e avere appunto la fortuna di riprenderle. Averla avuta, credimi, è stato sorprendente. Perfetto, ottimo. Adesso il sole è un po' tranquillo, in fase di tranquillità, però insomma, prima o poi tornerà a farsi vivo come accade normalmente nel suo ciclo di vita. Va bene, Alessandro, ti ringraziamo, grazie mille per questa chiacchierata e appuntamento alla prossima intervista, allora. Ciao, Enrico, buona serata. grazie. Altro ospite che spesso ci viene a trovare è Marco Monaci. Marco Monaci è un giovane laureato in fisica che si occupa con notevoli risultati di attività astronomiche di ottima qualità. Tra i suoi interessi, la ripresa degli spettri solari, della quale ci descrive la tecnica ampiamente alla portata dell'astrofilo, analizzando soprattutto quali sono i risultati che si possono ottenere, quindi che cosa ci va a raccontare lo spettro prodotto dal Sole. Perfetto. Ora siamo collegati con Marco Monaci, fresco di esame, ma è andato bene, quindi insomma lo vediamo raggiante anche per quello. Fortunatamente l'intervista l'abbiamo fatta prima che andasse al bar a festeggiare, perché se no dopo non so cosa sarebbe venuto fuori, giusto Marco? Dopo è un po' più problematico, quindi facciamola ora che è meglio. Perfetto. Senti, allora l'argomento di oggi è Secchi, Secchi Dei e quindi anche tutto quello che ha studiato Padre Angelo Secchi. Tra queste cose c'è soprattutto il discorso della spettrografia. Abbiamo capito che dallo spettro si possono capire tante cose relative alle stelle, agli astri,
E in questo caso noi ti chiediamo di spiegarci un po' meglio che cosa sia lo spettro di luce e soprattutto vediamo già che ci hai condiviso lo schermo con lo spettro del sole, che cosa si può vedere del sole tramite l'analisi del suo spettro. Diciamo che l'analisi spettroscopica delle sorgenti astrofisiche è forse la cosa più importante che possiamo fare. Questo perché? Perché lo spettro rappresenta un po' una carta d'identità della sorgente astrofisica. Quindi sorgenti diverse, come possono essere stelle diverse, hanno spettri sostanzialmente differenti. Questo perché? Perché all'interno dello spettro noi troviamo tutte delle segnature di particolari elementi chimici. In particolare, diciamo, lo spettro delle stelle come il nostro Sole sono dominate dalle righe dei metalli e in piccola parte dalle righe dell'idrogeno. Questa può sembrare una contraddizione perché comunque le stelle sono composte dalla maggior parte da idrogeno, ma come possiamo vedere dopo, le stelle sono a volte, diciamo, troppo calde per far vedere bene l'idrogeno e le righe di idrogeno possono essere a volte nascoste dalle righe dei metalli. Questo spettro che vediamo qui con lo schermo condiviso è uno spettro ripreso qualche giorno fa dall'Osservatorio Astronomico di Piombino del Sole a bassa risoluzione. Bassa risoluzione cosa significa? Significa che noi osserviamo pressoché tutto lo spettro, quindi dal profondo blu quasi all'ultravioletto fino al profondo rosso quasi infrarosso. Ecco, diciamo che lo spettro è caratterizzato, come si vede nell'immagine in basso, da una serie di righe un po' più scure. Queste sono le famosissime righe di assorbimento che diciamo anche padre Angelo Secchi scoprì nello spettro del Sole e delle stelle in generale. Bisogna un po' stare attenti perché effettivamente non tutte le righe appartengono effettivamente al Sole, ma perché la spettroscopia ci permette di capire tutti gli elementi chimici che ci sono fra noi e il Sole. Quindi dobbiamo anche considerare parte dell'atmosfera terrestre. Tant'è vero, in questo spettro si vede con la freccia indicata di rosso, sia nel grafico superiore che nell'immagine dello spettro vero e proprio di sotto, la freccia rossa indica una riga di assorbimento dell'idrogeno. Questa arriva effettivamente proprio dal Sole. Idrogeno atomico, questa riga si chiama H-alfa ed è situata nel rosso. Spostandoci un po' più nel rosso, quindi andando quasi verso l'infrarosso, notiamo altre righe un po' particolari, un po' più larghe, un po' più cicciotte, indicate dalle frecce blu. Queste righe, sembra strano, ma non appartengono al Sole, appartengono alla nostra atmosfera terrestre. In particolare, queste sono le linee dell'ossigeno, quindi l'ossigeno è in grado di assorbire della radiazione. Come dicevamo prima, diciamo, come possiamo sapere che effettivamente ci sono, ecco, un po' queste righe dell'idrogeno? Io posso fare lo spettro del sole e vedo queste righe di assorbimento, dico, vabbè, ma queste da dove arrivano? Chi mi dice che sono dell'idrogeno? Allora, diciamo, noi abbiamo fatto un po' l'esperimento che fu fatto tanto tempo fa per identificare le righe di assorbimento nello spettro e qui possiamo vedere appunto lo spettro del sole, che è sempre ripreso da questa riga blu nella parte superiore dell'immagine, e sotto abbiamo disegnato anche lo spettro di una lampada composta solo ed esclusivamente da idrogeno. Quindi una lampada da laboratorio che emette solo nelle righe dell'idrogeno. E come vediamo, c'è una interessantissima corrispondenza, perché appunto la riga che avevamo prima identificato come la riga dell'idrogeno, poco sopra i 6500, nello spettro del sole comunque anche nella lampada d'idrogeno si vede che la riga cade nella stessa identica posizione dello spettro. Quindi questo è molto interessante, ci sta dicendo che nello spettro del Sole, nel Sole, ci sono delle righe dell'idrogeno, quindi c'è dell'idrogeno. E così possiamo fare per tutti gli altri elementi. Quindi, come possiamo vedere, lo spettro effettivamente è una carta d'identità. Quindi ogni elemento ha le sue righe, ogni elemento ha la sua carta d'identità e quindi possiamo riconoscere poi nello spettro stellare o di comunque qualunque altro oggetto. E prima avevamo detto appunto uno spettro a bassa risoluzione perché qui stiamo riprendendo un po' tutto, cioè praticamente dall'ultravioletto fino all'infrarosso. Aumentare la risoluzione dello spettro significa andare a fare una sorta di zoom in particolare su una riga. Quindi, per esempio, se noi cambiamo spettroscopio possiamo fare una ripresa esattamente sulla riga dell'idrogeno a 6500 e rotti, unità di misura particolare della lunghezza d'onda, ma che ci interessa meno. Ecco, questo per esempio è
uno spettro invece ad alta risoluzione. Quindi vedete, non abbiamo più uno spettro completo, ma stiamo andando a zoomare solo sulla riga dell'idrogeno, che in questo caso si chiama H-alfa. E la cosa bella dello spettro, infatti si vede fra le altre cose, la riga rossa indica di nuovo la lampada da laboratorio, idrogeno, che come vedete casca precisamente dove deve stare, quindi come l'idrogeno del Sole. Ma quello che si scopre ad alta risoluzione, che è la cosa più bella forse della spettroscopia, è che sì, è vero, c'è sempre la riga dell'idrogeno, ma attorno si sviluppano un'enorme quantità di altre righe, tantissime. In questo caso ci sono molte righe del ferro, ci sono anche delle righe dell'assorbimento atmosferico. Ecco, quindi aumentando la risoluzione dello spettro si va proprio a capire la struttura intima di queste sorgenti astrofisiche. Quindi, al di là per esempio della fotometria, quindi di ricevere solo la luce, la quantità di luce, con lo spettro possiamo effettivamente vedere la struttura intima delle stelle. E in base allo spettro si possono capire tante cose, come per esempio l'evoluzione stellare, la produzione di energia, le reazioni termonucleari, lo stato della stella, quindi se è giovane o se è vecchia, lo stato delle galassie, insomma veramente tantissime, tantissime cose. Ecco. Poi in realtà con lo spettro il buon Hubble, studiando lo spettro, lo spostamento dello spettro verso il rosso e verso il blu, ci ha anche dimostrato effettivamente che l'universo si sta espandendo per il discorso del redshift, blueshift, che un po' è l'applicazione alla luce di quello che è l'effetto Doppler che sentiamo a livello acustico normalmente quando sentiamo una sirena avvicinarsi o allontanarsi. Esattamente, esattamente. Giusto per dire un paio di parole, ecco, sulla se posso, giusto un minuto, che secondo me è la cosa più interessante, capire effettivamente perché lo spettro rappresenta una sorta di carta d'identità. Ecco, questo, in questa immagine si vede bene che possiamo capire, per esempio, da cosa è composta l'aria, esattamente da come possiamo capire da cosa è composta una stella. Quindi qui abbiamo due spettri, quello blu sopra è dell'aria, quindi di una lampada ad aria, sempre di laboratorio, e sotto lo spettro dell'azoto. La cosa immediata che si vede chiaramente è che gli spettri sono pressoché sovrapponibili. E questo cosa ci sta dicendo? Che l'aria, che alla fine è un miscuglio di gas, alla fine è composta in massima parte da azoto, come effettivamente è, siamo circa l'80% più o meno di azoto, e quindi giustamente abbiamo scoperto, in questo modo abbiamo capito la struttura intima dell'aria. E invece, diciamo, ecco, questo è un po' un'immagine che ci fa capire invece la differenza di risoluzione, perché la risoluzione è importante. Per esempio l'effetto Doppler delle galassie si vede solo ad alta risoluzione, perché dobbiamo avere delle righe ben precise, capire a che velocità si trovano. Quindi per esempio che abbiamo lo stesso identico spettro dell'azoto, però sopra abbiamo a bassa risoluzione, quindi vedete ci sono queste gobbe blu, però non si capisce bene la struttura intima dell'azoto, per così dire. Invece se invece aumentiamo la risoluzione, come per esempio il grafico rosso, si vede che all'interno c'è molta più roba. C'è un mondo, esattamente, c'è proprio un mondo particolare, molto bello, ecco, diciamo, quindi, un po' di parte, ma è molto molto bello. Quindi in sostanza lo spettro di luce di una stella è composto da quelle che sono le impronte digitali dei vari elementi che la compongono. Esattamente. Bene, esattamente. Grazie Marco per questa spiegazione, per averci fatto capire come la luce effettivamente non sia tutta uguale, ma può contenere al suo interno informazioni che normalmente ci sfuggono, ma che sono fondamentali per capire effettivamente come funziona il nostro universo. Grazie Marco, adesso vai a festeggiare che te lo meriti e ci sentiamo alla prossima occasione. A presto, ciao a tutti. Ciao. Chiudiamo la serie di interviste dedicate al Secchi Dei con Fulvio Mete. Fulvio Mete è uno dei più grandi esperti italiani di riprese solari, al cui studio ha contribuito grazie alle sue ricerche dal balcone di casa. Fulvio scrive: con l'avvento della spettroeliografia digitale si possono oggi ottenere da casa propria immagini spettroeliografiche del Sole qualitativamente superiori a quelle prese da Abetti con la torre solare di Arcetri nel 1925, e ciò con uno strumento di soli 120 mm di lunghezza ed 8 kg di peso, come il mio WIRS. In questa intervista Fulvio ci racconterà la storia dell'osservazione spettroscopica del Sole dai tempi di Padre Secchi ad oggi,
puntando soprattutto a come l'evoluzione tecnologica permetta oggi di raggiungere risultati eccezionali come quelli che lui spesso riesce ad ottenere.
Con questa trasmissione abbiamo voluto omaggiare Padre Angelo Secchi nel bicentenario della sua nascita, perché a lui si deve la fondazione dell'astrofisica moderna, una scienza che permette di andare a spiegare e a scovare i segreti più reconditi dell'universo che ci circonda. Abbiamo parlato tanto di Sole, in quanto proprio l'osservazione del Sole era uno dei punti forti dell'attività di Padre Secchi ed una delle attività che spesso e volentieri gli astrofili tendono anche a non assaporare appieno. In realtà il Sole è la stella più vicina a noi, sono tanti i segreti che svela con le osservazioni sia in luce bianca che con filtri come l'H-alfa, ma anche con altri filtri come ci ha presentato Fulvio Mete. Quindi dovremmo dare un po' più importanza alla nostra stella, dato che anche da lei, anzi soprattutto da lei, dipende la presenza della vita qui sulla Terra. Arrivederci e alla prossima occasione.